Fine settimana con musica ad alto volume che arriva nelle case ed auto che sfrecciano a tutta velocità sul lungomare di Levante ad Ostia. Le notti per i residenti della zona sono insonni. Noi abbiamo le discoteche qui proprio davanti casa, anche se qualcuno dice che qui non abita nessuno, e io lo devo, questa cosa non la posso accettare, perché qui ci sono cittadini che vorrebbero dormire, ma non è il problema del non avere la musica, è il problema di avere delle regole precise, dei suoni accettabili. Fino alle 3:30 alle 4 noi stiamo con la musica come se ce l'avessimo dentro casa. I decibel vanno controllati, ci deve essere un controllo, ci deve essere la garanzia che qui tutte le situazioni che vengono fatte nel rispetto degli altri. E poi c'è il problema della velocità eccessiva di alcuni mezzi di notte. Esatto. Qui è una situazione molto pericolosa, a rischio. Le moto di notte fanno delle cose assurde, pericolosissime, nessuno controlla, nessuno viene a verificare. Qui ci dovrebbero fare dei dossi o comunque anche le strisce blu per dare un minimo di decoro e di sistema di sicurezza su questo tratto della strada. Ma purtroppo lungomare Enrico Vespucci è abbandonato e diventa il Far West. Qui non ci sono regole, non c'è nessuno che controlla. D'inverno c'è, come vedi, la discarica laggiù, i marciapiedi sono tutti dissestati, noi siamo completamente abbandonati. Speriamo che almeno di avere la pista ciclabile come hanno promesso già da anni, ma al momento ancora non si vede nulla. È poi urgente una riqualificazione di tutto il lungomare. Questo tratto di marciapiede, ad esempio, è in queste condizioni da circa 2 anni. Da Ostia per Canale 10, Paolo Leone.